È ripartita da Milano la seconda parte dei Sunny Days 2014, il tour di SMA Italia rivolto ad installatori e progettisti fotovoltaici. Anche quest'anno abbiamo voluto con i Sunny Days portare il messaggio di SMA agli operatori del fotovoltaico. All'interno di queste giornate ci sono quindi incontri con operatori di settore per scambiare con loro anche quelli che sono i punti di vista su un settore fotovoltaico che, seppur in difficoltà, ancora mostra segni di vitalità e ci auguriamo anche segni di ripresa. Nel pomeriggio poi ci sono dei workshop tecnici che vanno a approfondire invece delle tematiche più specifiche, quindi partiamo da analizzare il mercato residenziale, quindi la possibilità di utilizzare sistemi di accumulo anche all'interno di mercati residenziali, piuttosto che analizzare la parte commerciale, quindi gli impianti di taglia più grande, e all'interno di questo segmento le opportunità per esempio offerte dai sistemi efficienti di utenza. Si chiude poi con un workshop molto tecnico sulla parte invece di accumulo off-grid e quindi su quelle che sono le potenzialità di questi sistemi. Le giornate di formazione e orientamento proseguiranno a Bologna il 18 settembre e a Catania il 1 ottobre. L'obiettivo è quello di informare gli operatori del settore sulle novità legislative e tecniche del mercato italiano del fotovoltaico, ma anche sui prodotti di SMA. Protagonista dei Sunny Days 2014 è il Sunny Boy Smart Energy, inverter fotovoltaico dotato di un sistema di accumulo costituito da una batteria agli ioni di litio con potenza continua di 1,5 kWh e una capacità utile di 2 kWh. Presentiamo questo prodotto. Beh, innanzitutto mi sento di dire che è protagonista del mercato italiano perché è il primo prodotto con accumulo integrato all'interno appunto di un unico involucro che noi presentiamo sul mercato italiano. L'accumulo integrato, come giustamente ricordava lei, della capacità di 2 kWh è sufficiente, perché è un accumulo dinamico, a soddisfare comunque le esigenze di un impianto residenziale. L'idea principale non è quella di accumulare di giorno e poi consumare la sera quando l'impianto fotovoltaico non funziona più o comunque non produce più. L'idea è quella di fornire l'energia della batteria durante anche il giorno per smorzare i picchi energetici e quindi i picchi di richiesta di energia. Quindi il concetto è: consumo energia quando ho a disposizione l'energia del campo fotovoltaico. Quindi per quali profili di consumo domestico il Sunny Boy si rivela una scelta vincente nella prospettiva di una massimizzazione dell'autoconsumo? Beh, in realtà per tutti i profili, perché comunque questo prodotto pensato appunto per il mercato residenziale è in due taglie, quindi da 3,6 kW e da 5 kW, è in grado di soddisfare tutti gli impianti residenziali, e proprio con quel discorso che facevo prima, quindi con questo accumulo dinamico è in grado di soddisfare e aumentare la quota dell'autoconsumo, che poi è lo scopo principale all'interno delle abitazioni. Quindi, se vogliamo, è un po' indipendente dalla taglia dell'impianto e anche dai consumi. Nelle due versioni, chiaramente per abitazioni più piccoline o per consumi inferiori, si può scegliere appunto la taglia più piccola. E secondo le vostre stime, in che percentuale è possibile aumentare la quota di autoconsumo con questa soluzione? Noi ufficialmente dichiariamo un aumento potenziale del 55%, quindi in aggiunta a quello che può essere una quota di autoconsumo naturale. In realtà è difficile definire un valore preciso, perché se integriamo questo inverter con ad esempio delle pompe di calore intelligente, questa quota può crescere ulteriormente, quindi attendere potrebbe arrivare all'85-90% della quota di autoconsumo. Quindi è un qualcosa che dipende chiaramente dall'inverter, ma anche dalle tecnologie che vengono affiancate a questo inverter. Qual è la differenza di investimento iniziale fra l'acquisto di un Sunny Boy Smart Energy e un altro inverter SMA? Il costo è sicuramente maggiore, parliamo comunque di una batteria agli ioni di litio che ha un costo, quindi in aggiunta a quello che è il costo normale, naturale degli inverter. In realtà però, come dicevo prima, l'aumento dell'autoconsumo, della quota dell'autoconsumo, riporta a dei valori molto bassi appunto la bolletta elettrica, e quindi porta ad avere dei tempi di rientro molto molto convenienti, al pari ma in alcuni casi anche inferiore ai tempi di rientro dell'inverter normale.
Le batterie agli ioni di litio hanno un'aspettativa di vita limitata. Indicativamente, dopo quanti anni si deve sostituire il sistema di accumulo del Sunny Boy? Il tempo di vita è sicuramente intorno ai 7-10 anni, però io invito anche a pensare all'evoluzione che c'è in questi mesi, in questi anni, delle batterie. Quindi noi diamo una garanzia su questa batteria di 5 anni. Fra 5 anni sicuramente ci saranno batterie più performanti, ma anche a prezzi notevolmente più bassi. Una volta giunto al termine il ciclo di vita della batteria, è possibile sostituire soltanto il pacco batteria o andrà modificato poi tutto l'inverter? No, si potrà sostituire solo la batteria, come dicevo prima, probabilmente a costi molto molto inferiori rispetto a quelli odierni, con anche la possibilità magari nello stesso spazio di mettere una capacità maggiore, quindi una batteria più performante. E di tutto questo tra l'altro se ne occupa SMA, che dà ai propri clienti questa garanzia aggiuntiva, cioè il fatto che saremo noi a gestire tutta la fase di sostituzione, di riciclo, comunque anche della batteria, quindi non dando come onere aggiuntivo al cliente appunto questo. Per chi ha già un inverter SMA e vuole passare a un Sunny Boy Smart Energy, ci sono agevolazioni? Allora, ci sono agevolazioni dal punto di vista più che passare, quindi come sostituzione, noi vediamo, una volta che sarà pubblicata la delibera dell'autorità sullo storage, la possibilità di fare tanti interventi di retrofit su quegli impianti. Ad oggi chi ha un Sunny Boy tradizionale e ha comunque un conto energia, non consigliamo di mettere questo tipo di soluzione, soprattutto perché ancora la delibera non ha chiarito le regole, quindi non appena usciranno queste regole sapremo consigliare i nostri clienti sulla scelta migliore. Ringraziamo Valerio Natalizia, ringraziamo anche i nostri ascoltatori da qualenergia.it. Per il momento è tutto.